Salve a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò come collegare la Xbox 360 a una chiavetta internet. Per prima cosa abbiamo bisogno di una chiavetta collegata a una porta USB e un cavo Ethernet collegato dal PC alla Xbox 360. Procediamo, andando facciamo connettere la nostra chiavetta. Ora diciamo connetti. Benissimo, ora andiamo su Start, Computer, Rete, Centro di connessione di rete e condivisione. Come potete vedere qui compare Xbox 360. Centro connessione di rete e condivisione. Aspettate un attimo. Ok, collegato. Poi andiamo qui. Dice RAS Team Default. Cliccate lì. Andate su proprietà, andate su condivisione e dite consente ad altri utenti. Ok, seleziona connessione, mettete in rete locale LAN, poi andate su impostazioni e selezionate Xbox 360. Ok, sì. Ecco, aspettate un attimo. Bravo. Andiamo sulla Xbox. Andate su controlla la mia rete. Qui. Rete cablata. E cliccate su verifica connessione Xbox Live. Vediamo se si connette. Vedete qui, si sta collegando.
connesso. Guardate qua. Come potete vedere siamo online. Avete visto? Videogiochi, musica, app. Inoltre possiamo scaricare un video, andiamo a Marketplace Video. Vedete, questo è il Marketplace Video, dove potete acquistare i film. Beh, questo video è finito. Ah, e vi devo ricordare che la dovete attivare ogni volta la condivisione della connessione, perché purtroppo non la memorizza il PC. Però basta che voi andate su rete, centro connessioni, cliccate sulla vostra rete e gli dite condividi con Xbox e lui funziona regolarmente. Questo video è finito. Alla prossima.